Cosa mi succede se faccio il vaccino della Pfizer contro il coronavirus, per esempio, che è un vaccino a mRNA? Cos'è un vaccino a mRNA? Può un vaccino a mRNA modificare il nostro DNA? Questo video vuole essere un tentativo di risposta a tutte queste domande, perché come al solito c'è molta disinformazione. Si sta iniziando a pensare, oltre ai famosi nanobot inseriti nel vaccino che ci controlleranno tutti e domineranno il mondo, si pensa che un vaccino mRNA possa in qualche modo interferire con il DNA. Ora, visto che io sono anche filosofo, oltre che farmacista, non mi piace dare le cose per acquisite. Io ho studiato come funziona un RNA, però so che ci possono essere degli spiragli, dei meccanismi alternativi, e quindi sono andato a studiarmi bene le principali review su PubMed e su altri siti di informazione scientifica sul web. Beh, io non sono riuscito a trovare una review che attestasse una interferenza dell'mRNA verso il DNA. Allora, cerchiamo di capire perché questo non è possibile, perché in fondo questa è una grande bufala. I vaccini sono sostanzialmente di tre tipi. Il primo tipo di vaccino è quello che conosciamo abbastanza bene, perché era il vaccino, per esempio, vi ricorderete che aveva il simbolo al braccio, che veniva utilizzato negli anni 50 per la vaccinazione. Sono vaccini a virus inattivato o attenuato. Questo vuol dire che si inietta il virus vivo, che viene inattivato oppure viene attenuato, quindi viene ridotta la virulenza, oppure si inietta il virus morto. Il virus morto non può far nulla al nostro organismo, ma tutti questi tipi di virus morto, attenuato, inattivato vengono conosciuti, riconosciuti al nostro sistema immunitario, e il sistema immunitario, con i linfociti T helper e T natural killer e linfociti B, e ci ho fatto un video a proposito che vi invito a guardare, produce una risposta immunitaria. Questo era il primo tipo di vaccino, quello classico, quello che ancora oggi si fa per l'influenza, per intendersi. Questi altri tipi di vaccino nuovi, che sorgono e nascono grazie all'ingegneria genetica, quindi alla tecnologia migliore sviluppata a partire da Ebola in poi, sono vaccini a DNA o a RNA. Quale differenza c'è? Non so se conoscete la struttura del DNA. È famosa l'immagine del suo scopritore Watson, insieme a Crick, il suo collega, nel 1953, che osservano una struttura elicoidale. Quindi il DNA è formato da una doppia elica, un doppio filamento, composto poi da basi azotate. E le basi azotate del DNA sono adenina, citosina, guanina, timina. Queste sono le basi azotate, quindi è un doppio filamento. L'RNA si dice anche filamento stampo, e di solito nelle nostre cellule l'RNA viene prodotto quando il DNA, che è condensato dentro il nucleo della cellula in filamenti di cromatina, si chiamano, sono detti così perché poi hanno una caratteristica colorazione quando li si osserva al microscopio, quindi in questi filamenti di cromatina il DNA viene srotolato da un enzima che si chiama DNA polimerasi, rompe questo enzima l'elica e ricava due filamenti. Su questi filamenti poi va a agire un altro enzima che si chiama trascrittasi. Trascrittasi vuol dire che prende un filamento di DNA e copia questo filamento rovesciandolo come in uno specchio e dà luogo al suo opposto. Quindi se c'è ad esempio un'adenina come base azotata, dà luogo alla timina, se c'è la citosina dà luogo alla guanina, eccetera. Quindi dà luogo al suo opposto, e questo opposto, questo filamento complementare, viene detto RNA. L'RNA esce dal nucleo una volta fatto questo ed entra nel citoplasma. E la nostra cellula è fatta infatti da una membrana. Dentro questa membrana c'è un liquidino che è chiamato citoplasma, dove galleggiano tra vari organelli cellulari anche delle palline che sono detti ribosomi. E poi c'è il nucleo, che è la parte più importante perché contiene il DNA. Allora, dentro il nucleo ci sta solo il DNA. Dentro la cellula ci stanno gli organoli, come l'apparato di Golgi, eccetera, e questi ribosomi. Allora, l'RNA, una volta uscito dal nucleo, vola, naviga, fluttua nel citoplasma, e viene detto questo mRNA, scusate, RNA messaggero, perché viene dotato anche di una struttura proteica che gli consente di navigare in questo citoplasma, e arriva ai ribosomi. Ai ribosomi cosa succede? Trova un altro tipo di RNA che è detto ribosomiale ed è una sorta di macchina
che va a far entrare l'RNA messaggero al suo interno e lo lavora, è come in una fabbrica, il ribosoma è la fabbrica della cellula, la fabbrica delle proteine della cellula. Questo RNA viene lavorato dall'RNA ribosomiale e diventa RNA transfer. L'RNA transfer è quello che transfer, quindi trasferisce l'informazione genetica dal DNA, quindi che è stato copiato in suo filamento complementare RNA, a una proteina. Quindi a seconda del gene considerato, della porzione di RNA inserita nella macchina, nella fabbrica dell'RNA ribosomiale, noi diamo origine agli amminoacidi che sono i mattoncini delle proteine. Questo è quello che nota come sintesi proteica ed è come interagiscono nel nostro organismo DNA, RNA, proteine. Attenzione, nel nostro organismo il passaggio da DNA e proteine ha senso unico, non si può tornare indietro, perché non abbiamo gli enzimi. Questo è un punto fondamentale per capire se il vaccino del coronavirus può indurre una modifica del DNA. Il vaccino del coronavirus cosa fa? Introduce un RNA, non introduce gli enzimi. Come abbiamo visto, gli enzimi sono molto importanti perché esiste la DNA polimerasi che rompe la doppia elica e origina un filamento singolo. Poi c'è la trascrittasi che lo trasforma in RNA. E poi ci sono vari altri enzimi che agiscono dentro i ribosomi. Ora, per avere un passaggio inverso da RNA a DNA, che vorrebbe dire modifica del codice genetico della cellula, noi abbiamo bisogno di un enzima che si chiama trascrittasi inversa. E sapete chi ha questo enzima? Alcuni tipi di virus, come i retrovirus, come esempio il virus dell'HIV. Il virus dell'HIV funziona proprio così, inserisce nel nostro corpo non solo di fondo, in modo indiretto, non solo quelle proteine che poi ci fanno male, ma inserisce anche gli enzimi. E quindi cosa succede? Questo enzima della trascrittasi inversa dell'HIV ritrasforma, ricodifica l'RNA in DNA, ma è l'RNA del virus, non il nostro, e quindi il virus va a inserire il suo DNA nella nostra cellula, ce le modifica, modifica il sistema immunitario che si dirige verso le nostre cellule, e quindi è per questo che i malati di AIDS sono immunodepressi. Con il coronavirus cosa succede? Il coronavirus è un virus a RNA. E il coronavirus è in grado, lui, di modificare il nostro patrimonio genetico perché in questo filamento di RNA al suo interno ha dei geni che codificano anche per gli enzimi che trasformano l'RNA in DNA. Il vaccino ha questi geni che codificano per gli enzimi? No, perché un vaccino per il coronavirus come è fatto? Sempre un filamento di RNA, però c'è una porzione fissa che serve a far riconoscere al sistema immunitario che è il coronavirus. È una porzione poi che è stata eliminata, e questa porzione eliminata è quella cattiva del coronavirus, è quella che dà origine alla virulenza, è quella che trascrive per gli enzimi in grado di modificare il DNA, quindi questa cosa qui a livello di ingegneria genetica la si elimina per formare il principio attivo del vaccino. Questo per dirvi che di suo un RNA introdotto, un RNA messaggero introdotto nel nostro corpo non è in grado di modificare il DNA, avrebbe bisogno di enzimi. Ma gli enzimi, la codifica per questi enzimi è stata eliminata dal patrimonio genetico dell'RNA inserito nel vaccino. Ecco perché io vedo molto difficile, che anzi impossibile, se così stanno le cose, che l'RNA modifichi il DNA. Questa è la spiegazione un po', mi rendo conto, forse per i non esperti non è semplice, però la vedo difficile. Qualcuno dice una cosa leggermente diversa. Non è che l'mRNA modifica il DNA, ma l'mRNA manda messaggi al DNA delle nostre cellule, l'mRNA del vaccino, dico. E questi messaggi possono indurre una risposta cellulare di un qualche tipo. Allora, chiariamoci anche qui. Il vaccino funziona in questo modo. C'è l'mRNA del coronavirus, che non è uguale a quello del coronavirus, è stato tagliato dalla sua parte cattiva, quella che codifica per gli enzimi di cui vi parlavo, che viene inserito nel corpo. Questo mRNA cosa fa? Va nel citoplasma delle nostre cellule, naviga in questo citoplasma, arriva ai ribosomi, e ai ribosomi dà origine alla sintesi proteica. E che proteina si produce? Solo e unicamente la proteina spike, che è quella proteina con la quale il coronavirus si aggancia alle nostre cellule. Questa proteina spike è l'antigene, quindi l'organismo estraneo introdotto nel nostro corpo dal vaccino. Il sistema immunitario impara a riconoscerla e impara a proteggersi dal coronavirus. Funziona così, quindi viene introdotta, viene codificata l'unica proteina non nociva, che è quella proprio che serve all'aggancio, al puro aggancio del coronavirus alle nostre cellule, è l'artiglio del coronavirus in poche parole. Funziona in questo modo il vaccino per il coronavirus. Per mandare messaggi
al nucleo di una cellula, occorrono delle cose specifiche. In biochimica non è che si mandano messaggi così. Per mandare un messaggio occorre un enzima e l'enzima induce una risposta. Ma abbiamo detto che gli enzimi non vengono introdotti dal codice genetico del vaccino. Oppure per mandare messaggi occorrerebbe il codice genetico e quindi occorrerebbe un altro filamento di DNA. E infatti, prestate attenzione, perché vi ho detto esistono vaccini a DNA o RNA. Potrebbe anche esserci stata una variante di questo vaccino con il DNA ricavato dal coronavirus, che quindi andava a inserirsi quello sì nel nostro nucleo. Ma non l'hanno fatto, hanno preferito l'RNA per vari motivi. Uno di questi è che l'RNA è proprio il patrimonio genetico del coronavirus, non è il DNA, quindi sarebbe stato un po' più complesso anche produrlo questo frammento di DNA. Un altro motivo è che i vaccini a DNA hanno delle possibilità, quello sì, di influenzare in modo anche permanente il nostro codice genetico. Quello sì, i vaccini DNA hanno questo rischio di tossicità. E bisogna anche considerare però che il vaccino DNA dà una risposta immunitaria prolungata. Quindi, essendo un filamento di DNA che viene introdotto col vaccino DNA nel nostro organismo, questo si lega dentro il nucleo della cellula al nostro DNA e dà una risposta lunga nel tempo. Il vaccino RNA, non entrando nel nucleo, si degrada, perché è in un ambiente inospitale, a lui inospitale, in pochi giorni. E quindi, anziché una risposta immunitaria cronica, una risposta immunitaria lunga, il vaccino RNA dà una risposta immunitaria acuta, dà un picco di risposta immunitaria e dopo si scende. Ecco perché leggevo che può darsi che ci sia bisogno di più somministrazioni, anzi addirittura più di due di questo vaccino per causare una corretta risposta immunitaria, perché si ha un picco e poi si scende. Questo cosa vuol dire? In soldoni, che non si può modificare il DNA con un filamento di mRNA. Questo vaccino non ha al suo interno, nel suo principio attivo, i geni che codificano per gli enzimi che trasformano l'RNA in DNA. Non ha i geni che codificano per gli enzimi che mediano una comunicazione di qualche tipo vaga tra questo mRNA e il nostro DNA. Quindi con il nostro DNA questo vaccino non dovrebbe entrarci nulla. Quindi questa è ufficialmente una bufala. Però per il meccanismo d'azione dei vaccini RNA, e vi è chiaro anche un'altra cosa, che danno una risposta infiammatoria oltre che immunitaria acuta. Ecco perché le reazioni allergiche avverse più gravi si sono verificate per soggetti allergici, per soggetti con infiammazioni croniche gravi. In questi soggetti, secondo me, occorrono ulteriori studi, proprio in virtù del funzionamento del vaccino, ma non solo secondo me, perché guardando anche all'EMA, all'FDA e all'autorità regolatoria, questi studi sono in effetti richiesti. Quindi questo era un breve video per chiarirvi un po' questo aspetto. È il terzo video di questa settimana della playlist Scienze e Farmaci, però smonto una bufala che magari avete sentito dire, io l'ho sentita dire anche da qualche medico, ed è una bufala a tutti gli effetti. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate come al solito un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!